Paesaggi di Gusto propone una serata particolare. Siamo ospiti a Torino della sezione ONAV, una sezione ONAV che farà le più numerose, oltre 600 soci a Torino e quasi 2000 in Piemonte. Una sezione, l'ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, che propone incontri particolari per i propri soci, ad esempio propone tutti i mesi l'incontro con una cantina, e questa volta abbiamo una cantina particolare, una cantina toscana, per cui un paragone fra il Piemonte e la Toscana, la cantina Petra. Simone Vizzeri, brand manager di Terre Moretti, e il nostro ospite. Intanto però, diciamo, Terre Moretti ha cantine non solo in Toscana. Diciamo che oggi Terre Moretti conta circa 6 cantine, quindi 2 in Franciacorta, che sono state un po' le cantine che hanno aperto la strada a questa passione di Vittorio Moretti per l'enologia. Quindi abbiamo Contà di Castaldi e Bellavista, 3 cantine in Toscana, quindi Tenuta alla Badiola, Petra e Teruzzi a San Gimignano, e dall'anno scorso Selle Mosca in Sardegna. Petra è una cantina particolare dovuta a un architetto svizzero che ha fatto anche una costruzione particolare. Assolutamente, diciamo che Petra è il risultato di un lavoro a 4 mani tra la creatività di Mario Botta e l'idea alla base di tutto di Vittorio Moretti. 300 ettari circa di territorio vitato. Fra l'altro producete vini particolari, vini toscani, ma con diverse caratteristiche. Diciamo che produciamo vini che possono essere i migliori per quella zona, quindi produciamo vitigni internazionali e vitigni toscani. Produciamo il Sangiovese, che è sicuramente l'uva più comune in Toscana, ma allo stesso tempo Cabernet Sauvignon e Merlot. E infatti i nostri vini, diciamo che in un modo o nell'altro, vanno a contenere quelle che sono le uve da noi maggiormente coltivate. I vini che avete proposto in questa serata quali sono? Questa sera abbiamo fatto assaggiare 7 vini, partendo dal nostro vino d'ingresso che è Ebo, che è un uvaggio di Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese. E poi 4 monovitigni, che sono stati potenti, il nostro Cabernet Sauvignon, Querce Gobbe, il nostro Merlot, Alto, il nostro Sangiovese, e Colle al Fico, una piccola produzione di Syrah. Abbiamo concluso con la nostra riserva più importante, che è Petra, e con una piccola chicca che è stato un nostro passito dell'annata 2000-2001, che si chiama Angelo di San Lorenzo.